Siamo con Beatrice Fazzi che è in scena fino a domenica al Teatro 7 con questo bellissimo spettacolo a cuore aperto. Raccontaci un po' lo spettacolo e perché è così speciale. È uno spettacolo che ha visto il suo debutto 16 anni fa, scritto da Patrizio Cigliano, diretto da lui e anche interpretato da lui insieme a me in questa versione che ci vede monologare in maniera incrociata sul palcoscenico del Teatro 7 questa volta. Ed è uno spettacolo molto bello perché parla di un sentimento purissimo, bellissimo ed eterno che è l'amore di una coppia che ha avuto la fortuna di incontrarsi tra i banchi di scuola, nel giardino, nel cortile della scuola durante la ricreazione ed ha continuato ad amarsi per tutta la vita finché non arriva il momento in cui lei per vecchiaia lascerà questo mondo e rievocano nell'ultimo sguardo che si scambiano sul letto di morte, rievocano tutta la loro fanciullezza, il loro innamoramento, anche la guerra, anche le vicende magari più tristi e dolorose della loro vita insieme, ma facendo un bilancio positivo, un bilancio sereno, senza ombre, senza macchie, il bilancio di una vita vissuta pienamente nella pienezza di un amore che è stato capace di darsi tutto, quindi una meraviglia. Senti, questo spettacolo viene portato in scena da ben 16 anni, quindi c'è un segreto. Secondo te il segreto qual è? Che dice la verità, parla la verità del cuore di ogni persona, perché se sei anziano, vedi questo spettacolo e hai vissuto un amore bellissimo nella tua vita, sei felice che si parli di te in qualche modo. Infatti tante coppie di vecchietti commossi erano felici anche di fare un bilancio insieme a noi della loro vita, che comunque rimanere insieme tanto tempo è un record. Se invece non hai avuto la fortuna di incontrare un amore così, desideri che possa ancora succedere o comunque magari ti commuovi perché una santa invidia ti viene dentro, diciamo, mannaggia, avrei potuto, forse ripensi anche a quelli che possono essere stati forse i tuoi errori. Se sei un ragazzo che viene a vedere questo spettacolo, magari con la sua fidanzata, metti seriamente una meta davanti a voi e comunque rifletti sul fatto che è possibile, cioè questo spettacolo ti dice che può sembrare una favola, ma in realtà racconta la realtà di tanti uomini e donne che hanno creduto in un per sempre, l'hanno coltivato, condiviso e vissuto insieme finché morte non li ha separati. Ecco, infatti ti avrei chiesto se tu personalmente credi che possa esistere al giorno d'oggi un amore così. Ora io ci credo e ci ho scommesso, ho detto a mio marito noi staremo insieme finché morte non ci separi, possibilmente la tua, ma questo è un dettaglio. No, però ecco, io l'ho sposato ben 2 volte, mio marito, una volta in comune, una volta in chiesa per essere sicura di non farmelo scappare. E un po' di rammarico interpretando questo personaggio ce l'ho perché effettivamente purtroppo mio marito l'ho conosciuto che ero già grandina e avevo già fallito diversi bersagli, perché oggi magari si pensa che sia troppo presto innamorarsi a 14 anni perché si è spostati in avanti l'età in cui finalmente hai un lavoro, sei indipendente, è cambiata la società. E quindi ecco, l'unica cosa che invidio a Giuseppe e Maria, protagonisti di A Cuore Aperto, è che loro veramente sono stati il primo, la prima l'uno per l'altra. E questa cosa è, secondo me, un tesoro inestimabile. Ok, invitiamo i lettori di Tua City Mag a venirvi a vedere e diciamo pure che se, diciamo, questo spettacolo è un inno all'amore già dal botteghino. Esatto, perché nostri carissimi spettatori, sappiate che chi di voi verrà al botteghino, qualunque coppia, ecco, si scambierà al botteghino, un tenero bacio vero, cioè un tenero ma vero bacio d'amore, avrà diritto a 2 biglietti ridotti, quindi vale la pena perché l'intero è 24 euro, ridotto 18. È un bel risparmio e soprattutto tanta gioia perché vedere due che si baciano con amore è proprio una cosa bella. Ecco, appunto, non solo per il risparmio, cioè devo Ma essere soprattutto sincero. un amore, certo, un bacio. Non venite con la vostra amica e vi date un bacetto così perché non vale, non si accettano bugie. Va bene, a cuore aperto, Teatro 7 fino al 18 novembre, grazie.